anni in meno in questa provincia. Delle concentrazioni di diossina elevatissime. Meglio morire di cancro che di fame. La mortalità per tumori era al 30%. Non risponde a nessuna logica di tutela della salute delle popolazioni. Per 60 anni hanno ucciso silenziosamente! A Priolo non si poteva vivere. In discariche che non erano attrezzate venivano smaltiti dei rifiuti invece che avevano bisogno di particolari misure. Qualcuno il cancro lo produce. Madonna! Come polvere sospese loro dosavano circa 4 tonnellate ora. Sempre a contatto con rifiuti tossici, altamente tossici. È completamente partita la catena alimentare. Qualcuno ha sancito che nessuno è inquinato e nessuno ha delle reali colpe su quanto accade nel nostro territorio a carico delle nostre famiglie.